Buonasera, buonasera e ben ritrovati al Palais Omnisport di Parigi-Bercy per seguire insieme l'ultima gara in programma di questa penultima tappa della Coppa del Mondo dei Grand Prix, la tappa del Trofeo Bompard di Parigi. Andiamo a seguire insieme la Shore Dance da Arianna Secondini e da Fabrizio Pedrazzini. Ben ritrovati a tutti quanti, perché iniziamo veramente una serata di grandi emozioni, perché ovviamente tutta la nostra attesa crescerà, perché i penultimi a scendere sul ghiaccio saranno Anna Cappellini e Luca La Notte, dopo di loro i campioni francesi Nathalie Péchalas, Fabien Bourzat. Che sfida! Che sfida, e soprattutto siamo qui con le dita incrociate, perché è molto importante sia per la coppia francese che per la coppia italiana questa seconda tappa per il loro Grand Prix, perché serve per andare a vedere di ottenere quei punti molto importanti per acquisire un posto alla finale. E allora partiamo subito con la prima Shore Dance, quella di Piper Gilles, Paul Poirier, i canadesi. Paul Poirier sono i primi pattinatori a scendere sul ghiaccio per questa gara di Shore Dance al Trofeo Bompard di Parigi. Noi li abbiamo apprezzati, abbiamo apprezzato Paul Poirier in passato, gareggiava con Vanessa Crowe per Piper Gilles, questa è la prima collaborazione, ha rotto il ghiaccio come suo primo Grand Prix nella tappa di Skate Canada, dove ha ottenuto una quarta posizione. Intanto Fabrizio, diciamo come va fatta quest'anno, ecco, la Shore Dance. Allora, quest'anno il partner dance obbligatorio che tutte le coppie devono presentare e inserire all'interno del proprio programma è la Yankee Polka. La Yankee Polka è... ricordiamo che il pattern qual è un modo per inserire quello che erano i vecchi balli obbligatori della danza su ghiaccio in un programma corto per allinearsi con le altre specialità, per avere solamente due prove, due competizioni non obbligatori, corto e libero. Hanno escluso gli obbligatori e fanno in modo che questi balli obbligatori vengano inseriti nel programma corto. Cosa sono? Sono sequenze di passi che tutti gli atleti devono eseguire, passi uguali per tutti, e nessuno può cambiarli, nessuno può in nessuna maniera cercare di modificarli.
E giustamente chi li esegue nella maniera migliore ottiene più punti. La partner dance della Yankee Polka è una sequenza di passi che occupa un intero giro della pista. Dopo magari lo faremo vedere con la prossima copia e vi segnalerò quando parte la Yankee Polka. Viene divisa in due per facilitare il pannello tecnico a dare un livello. Questo ad esempio è uno dei passi, dei key point del pattern dance. Cosa vuol dire key point? Il pattern dance, quindi quella sequenza di passi, quella metà di sequenza della Yankee Polka, ha dentro dei key point, cioè dei passi, che se vengono eseguiti correttamente dalla coppia danno e costituiscono il livello di quell'elemento. Poi abbiamo un sollevamento corto, come in questo caso loro hanno scelto un rotational lift con il cambio di posizione. Vedete che la ragazza ha effettuato un cambio di posizione mentre effettuavano i due giri. Un set di twizzle e la sequenza di passi in parallelo che non possono assolutamente toccarsi. Nella sequenza di passi è facilissimo andare a vedere un buon livello, perché bisogna individuare prima di tutto quei passi fatti su un solo piede. In base a quello poi si va a identificare la sequenza di passi, il livello della sequenza. Allora, il primo punteggio di riferimento 25 e 50 per quello che riguarda il tecnico, 26 e 49 per un totale di 51 e 99. Diciamo che questi, come diciamo sempre, saranno poi i punteggi sui quali fare riferimento, giusto così? Ma attualmente sembra di sì, e anche come prima coppia giustamente è su di loro che inizieremo a fare i confronti.